successo quello del primo trofeo San Rocco, che ha avuto nelle gare giovanili un'ottima partecipazione, con quasi 30 ragazzi in gara tra le categorie esordienti, cadetti e ragazzi. Un buon successo di un'organizzazione che vedeva associazioni culturali e Comitato San Rocco interagire con la società sportiva Correre Pollino, veterana in questo tipo di iniziative. Un'organizzazione che ha visto il portale web La Siritide dare il suo contributo, mettendo in palio il trofeo dei primi 6 classificati maschili e femminili. Quella di San Rocco è stata una gara che ha fatto ritornare dopo tanti anni i giovani e i meno giovani sulle strade della cittadina sinnica per una classica di quasi 40 anni che nell'ultimo decennio si stava perdendo. Stefano, questo primo esperimento festività di San Rocco, Correre Pollino, che lavorano insieme e recuperano una tradizione antichissima, com'è andato secondo te? A parer mio è andata molto bene perché la gente di Senise, soprattutto i ragazzini, hanno partecipato. Una partecipazione per il primo anno ancora meglio di gare che sono già affermate. E per quanto riguarda la gara dei 5 km, chiaramente il primo anno non è che ci si poteva aspettare chissà quanta gente, però già aver toccato i 50 iscritti come primo anno è già una grande cosa. Cosa pensi del percorso? Può essere inserito magari in futuro nel circuito Correre Pollino? Sì, perché no? Secondo me andrebbe allungato, bisognerebbe arrivare a fare almeno i 10 km, passare magari per la diga, che tutti conoscono Senise proprio per la diga, e quindi poter far vedere la diga a chi viene a gareggiare, quindi un'attrazione turistica per richiamare più gente. Grazie mille, qui a fianco a me uno dei promotori del Comitato Feste. Lavorate da anni per portare alto il nome di San Rocco anche come festività non solo religiosa ma anche civile. Com'è andata questa prima giornata e soprattutto cosa ci aspetta da qui al 16 al 17 agosto? Come prima giornata è andata benissimo, penso, perché non ci aspettavamo tanta partecipazione. Speriamo che il prossimo anno ci sono più persone, perché questa è una gara che come tradizione è antica, quindi speriamo di poterla riproporre anche gli altri anni. Per quanto riguarda le festività di San Rocco, penso che almeno come il comitato abbiamo lavorato bene, ci aspettiamo tanta gente. A partecipare, oltre alla società Correre Pollino, anche atleti delle due società sportive di Laurie, Club Atletica Lauria e Amatori di Lauria. Poi tanti amatori provenienti da paesi vicini e da città come Roma, Milano, Monza, scesi a Senise per le vacanze estive. Sul podio Maurizio Carlomagno al primo posto della Correre Pollino, arrivato prima di Giovanni Lapenta del Club Atletica Lauria, al terzo posto l'inossidabile Antonio Figundio, presidente della Correre Pollino. Il primo senisese, Vincenzo Cicchelli, è giunto quarto all'arrivo. Tra le donne ha vinto Lucia Tancredi di Policoro, seconda Lucia Caputo di Senise, terza Angela Laggio degli Amatori di Lauria. Tra gli esordienti a vincere il giovanissimo Ignazio Vignola di Senise, che vince per pochi centimetri su Nicola Figundio della Correre Pollino. Terzo, il piccolo Rocco Suanno di Monza. Nella categoria cadetti, primo è arrivato Marco Bruno della Correre Pollino, secondo Nicola Pellegrino di Senise, terzo Bulfaro Luciano, sempre di Senise. E infine tra le categorie ragazzi a vincere è Andrea Spaltro di Senise, secondo Donato Giuseppe, terzo Manuel Marsillo della Correre Pollino. Venivi da altre fatiche, fatiche di ieri sera, eppure sei arrivato primo in questa prima gara del Trofeo San Rocco. Prima di tutto, come ti è sembrato il circuito? Ma è un po' faticoso sulla salita, l'ultimo tratto, però un bel circuito. L'ho chiesto anche a Stefano Sarubbi, secondo te è possibile, in base anche alla tua esperienza, adesso tu hai visto vari circuiti della Basilicata e non solo, è possibile inserire Senise nel circuito della Correre Pollino? E secondo te quale potrebbe essere il percorso adatto? Secondo me, dai partecipanti che ho visto stasera, potrebbero crescere ogni anno in anno, e così il circuito è un bel circuito e si potrebbe essere inserito. E visto che era una gara promozionale, il Comitato San Rocco ha anche premiato i primi senisesi delle varie categorie.
Pasquale Amendolara per la classe 16-19 anni, Enrico Fanelli per la classe 20-29, Giancarlo Gioia per la classe 30-39, poi un gradito ritorno per Mario Tuzio, fuori da un anno per un infortunio, che ritrova vincendo la sua categoria tra i 40 e i 49. Infine l'inossidabile Salvatore Guerriero, che vince la categoria 50-59, confermandosi il più forte corridore senisese della sua età. Durante la cerimonia di premiazione, presente la soubrette di origini senisese Amalia Roseti. Antonio Figundio, presidente della Corriere Pollino, molti senisesi, soprattutto giovani, soprattutto dopo questa gara, visto che è andata anche abbastanza bene, vogliono correre, vogliono fare questo tipo di sport, però per l'ennesima volta mancano le strutture. E infatti, noi per questo promuoviamo queste gare nel comprensorio del senisese. Stiamo vicini a questi ragazzi portandoli ad allenare nei campi sportivi, ma puntiamo molto e teniamo molto a questa pista nello campo sportivo qui Rossi di Senise, in quanto la pista c'è, basta un po' di impegno. Sappiamo che non è una cosa immediata, ci vorranno degli anni, però se c'è l'impegno del comune e della popolazione, dei ragazzi, tutto questo si potrà fare. Noi della Corriere Pollino guardiamo al futuro, cerchiamo e incameriamo gli nuovi iscritti. Anche con la gara di oggi si sono avvicinati altri due ragazzi cadetti della fascia d'età 15-16 anni, quindi è proprio ragazzi promettenti. Noi ce la mettiamo tutta, speriamo che l'amministrazione, i politici, tutti ci stiano vicini. Quest'anno tante novità, a cominciare dal musical, ovviamente la corsa, e poi il musical che è fatto da ragazzi di Senise, prodotto, una produzione senisese, no? Giusto, tutti i ragazzi di Senise, racconta la vita di San Rocco. Bene, e un'ultima cosa, noi in questi giorni sulla Siritide abbiamo pubblicato un video particolare perché la festività di San Rocco nel 1963 addirittura, un video amatoriale che ritrae la processione, la gente, eccetera, eccetera. Si può non ritornare perché San Rocco non è mai mutato e non è mai calata come festività, però qualcosa di innovativo con questo Comitato Feste sicuramente si può vedere già da quest'anno. Speriamo che per voi ci sia cose nuove. Noi però come comitato invitiamo anche altra gente a far parte del comitato perché ci portano idee nuove. Così se portano idee nuove siamo ben volentieri ad accoglierle.